L'Associazione Europea Familiari Vittime sulla Strada Onlus nasce dall'esigenza di affrontare l'emergenza della strage stradale e si propone di fermarla e prevenirla. È di fondamentale importanza il sostegno che l'associazione assicura alle famiglie delle vittime, che vivono giorno dopo giorno un dolore inimmaginabile. Da qualche anno vengono organizzati anche nell'Alto Mantovano degli eventi per sensibilizzare la popolazione sulle tragedie e nel 2010 si è svolta una serata in Piazza Castello a Solferino dove testimonianze e filmati hanno toccato la sensibilità dei presenti. Un saluto a tutti. Quello che vi sto per raccontare è una storia di morte che è diventata un inno alla vita, un cantico alla speranza e uno dell'amore. Ci sono tante cose che catturano lo sguardo, ma poche colpiscono il cuore. Un figlio che chiede di tornare a vivere è una di queste. 14 anni fa, 4 mesi e 11 giorni, si avviò da casa verso il lavoro. L'appuntamento per la morte venne 5 minuti dopo. Sam faceva il facchino, scaricava i camion all'aperto. Io abito nelle vicinanze di Bergamo. Quel giorno Sam andò a lavorare. Era il 16 febbraio, 4 ore fredde a scaricare i camion. Venne a casa e a tavola era strano. Mia moglie gli chiese: cos'hai, Sam? Non è mai più freddo come oggi. Io che pensavo di tre minori in un tenuto, come fanno tanti papà, disse: Sam, a lavorare comunque. Mia moglie prese l'azienda e ci scrisse: hai mandato tuo figlio a morire. Non l'ho ancora cancellata a 14 anni di distanza. Niente, Sam partì, si avviò verso il lavoro. Chi vide l'incidente, vide questo ragazzo non frenare, non scontrarsi con nessuno, lasciare la sua adorata moto che derapando andò a sbattere contro il muro, strisciando la testa in terra. Da quella parete fino al muro strisciò la testa. Non c'era l'obbligo del casco allora, ma lui aveva il casco. Casco tra l'altro che ero perplesso nel suo acquisto per notevole costo e quando io tutto eravamo in Vespa gli dissi: c'era da prendere il casco. Sì, sì, papà, l'ho già trovato. E beh, l'ha trovato. Quanto costa? 500.000. E gli dissi: e te siete scemo, ti metto il Vespa con 500.000. Tu sei stupido, mi prendo la moto con 500.000. E lui mi disse: papà, ne vale la mia vita. Mai frase più fantastica. Bel casco di qualità, integrale, ben allacciato, gli salvò la vita. Comunque il dramma fu notevole, venne subito portato in rianimazione a Bergamo. La morte mi calò subito, 45 giorni di fila gli stette sulla spalla, aspettando il momento propizio per rubarsi. Ma non aveva fatto i conti con questo testo di papà che non voleva lasciare questo figlio. Fortunatamente la morte, dopo 45 giorni di perso di fede, questo papà testone se ne andò disperato, vendicandosi. Stato vegetativo e con paresi neurologica a metà corpo, la parte sinistra. Sono andato a Ferrara, a Fontanellato, a Brescia, a Verona, fino a Venezia, sempre a Venezia, 3 anni a Torino. Piano piano, Sam inizia questo suo ritorno alla vita. Tra l'altro, quando era in stato vegetativo, andavo a parlargli, ma non dava segni di sveglio. C'erano due elementi che lo richiamavano di qua. Uno è il suo avuto del cuore, che io mandavo l'animazione al mio posto, perché sapevo che gli amici danno qualcosa di spettacolare, non diverso, non alternativo ai genitori, ma sussidiare ai genitori. Ebbene, iniziare a riscuotere. Quando Sam era in stato vegetativo, c'erano due cose che lo stimolavano. Quel suo amico, non sentiva parlare, alzava la metà parte paralizzato, alzava la sua mano, e gli scendeva una lacrima. Un'altra cosa che ha chiamato di qua era la sua amorosa, la moto. Mandavo gli amici con il mostro educati a sgasare, vibravano i vetri, lui nel buio del coma sentiva il fidanzato che lo chiamava e muoveva la testa. La situazione fu drammatica quando 3 mesi dopo subentrò una presa a metà corpo e quando 5 mesi dopo la società disse: io ho finito il mio compito, prendi il tuo figlio e portatelo a casa. Fa niente. Siamo e portiamo a casa, nessun segno di risveglio, nessun niente. Niente, portato a casa, abbiamo usato tutti gli stimoli che la mente umana può suggerire, abbiamo usato il cane, un husky, fantastico, che Sam aveva preso 30 giorni prima dell'incidente, un batuffolo di lana, un cucciolo di 2 mesi, che lui aveva educato in questo mese di pre-incidente, e quando è uscito dal coma però subentrò una cosa drammatica, subentrò un'aggressività, tale per cui picchiava tutto e tutti, metà corpo paralizzato e metà corpo mani e piedi legati, con guantoni da pugili. Addirittura in un giorno, nel momento in cui lo stavano lavando, scappò la corda alla signora, in 3 a gestirlo, e ruppe il naso alla signora che era davanti. Fa niente, anche questa aggressività piano piano andò scemandosi. Portai Samuel un soggiorno per disabili, ovviamente l'amico del cuore ritornò vicino, il 6 agosto del 96,
sei mesi dopo l'incidente, questo ragazzo, dai, non trovarlo, gli sto arrivando in Spagna, però quando torno devi parlare, sono stanco di fare dei soliloqui. E se ne andò. Samuel, dopo 2 ore e mezza, perché i ragazzi traumatizzati sono più lenti nell'elaborazione degli input, decise che era il momento di tornare di qua. Io ero a tavola a fare dei conti, mi volevo salvando i piatti, sentivo un colpo di tosse strano. Io guardo lei, guarda me, e la Samuel. Io che non sono tanto normale, avete già acquisito, ho attaccato il registratore. 14 minuti e mezzo tentativo di tornare di qua, dapprima con la vocalizzazione scomposta, cercando lo spazio, una vocale, una consonante per comporre un messaggio per dirti qualche cosa. E dopo 14 minuti e mezzo senti, domani si parte. È iniziato il ritorno alla vita. Dopodiché ancora il buio, ritorno al coma, non parlo più per 2 anni, si esprime a gesti. Andai a un soggiorno per disabili e mi dissero, Samir è ancora aggressivo, oggi facciamo ipoterapia, viene anche Sam al cavallo, se ne parla, è aggressivo, è paralizzato e non è andato a cavallo, non è abbastanza, vogliamo crearci qualcosa di diversivo, e Sam, questo testone di figlio, positivo, mi contraddisse quando vuole quel casco, il suo casco, e anche loro mi contraddisse, a gesti sì, io voglio andare, a gesti che non parlava, dissi no, non se ne parla, però quando si arrabbiava, aveva ritirato in crisi epilettica. Allora cosa feci? Come bravi genitori, un compromesso, mi mise a cavallo dicendo mi raccomando, stiamo attenti. E lui per par condicio cosa feci? Un cazzo per cavallo che si impennò. Vedete nel filmato Samuel che va a cavallo con 4 persone che gli due tengono le mani e gli tengono le braccia. Muore Samuel, va a cavallo senza staff. La ragazza dice, viene male quest'estate Samuel, ma sulla sabbia la corazzina fa fatica. E lui sempre a gesti, io camminerò. Mi mise a piangere pensando a diagnosi impietosa che invece è andato. La parete neurologica, nello stato profondo delle lesioni neurologiche, non consentiva una possibilità di ritorno. E lui, siccome era in coma, mica ha sentito questi dottori e non faceva niente. 28 agosto 98, 2 anni e mezzo dopo, vado a Cesenatico, lo porto in carrozzina al ristorante, mi fece segno, mi siede sulla sedia, messo sulla sedia, non volle più la carrozzina. Avevo la camera al quinto piano, feci 15 giorni, piano terra, quinto piano, aprile 2001 feci la prima stramilano in carrozzina. 21 aprile di quest'anno, Samuel ha fatto la stramilano spingendo in carrozzina. C'è stata una discesa fantastica, questo ritorno a vita spettacolare, fatto pieno di gioie e di dolori, perché purtroppo all'aggressività fisica venne anche un'aggressività verbale. 7 mesi per tornare a insegnare a mangiare. Perché lo alimentavamo con una siringa nello stomaco e quando poi piano piano si è riusciti a svezzarlo, cominciava con i bambini piccoli, iniziando col frutto, non accettava il cibo, non sapeva che la bocca serviva per mangiare, per cui una lotta continua. 2 anni addirittura per scrivere il suo nome americano, come lo vedete nel filmato. 4 anni fa gli passava la polvere nell'acqua. Dopo 2 anni non potevamo lavargli la testa, aveva il panico negli occhi. Lo vedete una piscina di bambini alta 25 cm che trascina suo figlio che gli cade ancora la testa. L'anno dopo che cammina in una piscina con l'acqua alta 1 metro, col terrore negli occhi. L'anno dopo ancora, con il gruppo subacqueo di Damini, fare attività ludica, una gioia immensa. Quando Sam mise la testa sotto l'acqua e fece le bollicine. E ai ragazzi dico, siete disposti a correre questo rischio? Ampliare 4 anni per fare le bolle sotto l'acqua? Ho impiegato 5 anni e mezzo a fare la pipì in piedi, robe da non credere. Ho scritto il libro, il suo titolo ovviamente è Domani si parte, l'ho tradotto in inglese. Tantissime sono state le gioie pagate a dura fatica. I 3 anni a Torino sono stati fantastici perché hanno permesso a questo figlio piano piano di ritornare a vivere. Il cane, quel suo cane, quando Samuel era aggressivo, gli andava incontro e stava a prendere le botte senza scappare. Sapeva che era il suo padrone, sapeva che sarebbe tornato, non sapeva quando, ma sarebbe tornato. Quando siamo in crisi epilettica, di sto cane che sale sul letto va a leccargli la faccia. Dico ai ragazzi, questa bestia a 4 zampe è l'unica che è rimasta vicino. Con le 2 zampe, come siete voi, sono scappati tutti. Il dramma del trauma tra delle vittime incendi stradali è la solitudine. Per noi genitori è il topo di noi. Però tutta questa storia fantastica legata alla fede, legata a tante altre stimolazioni, ha permesso a questo Samuel piano piano di invertire la rotta
di incamminarsi su un livello di vita che sia degno di tale nome. Si sono svolti anche incontri presso istituti superiori, così da rendere consapevoli gli studenti delle conseguenze che i loro gesti impulsivi e sconsiderati possono causare. Noi non vi abbiamo raccontato queste quattro storie per commemorare queste quattro persone, o almeno non solo, anche perché so che anche voi avete qualcuno da ricordare, qualcuno ha probabilmente qualcuno da ricordare. E vi abbiamo raccontato queste quattro storie perché rappresentano le innumerevoli tragedie che accadono ogni anno sulle strade italiane, che come abbiamo visto prima dal grafico coinvolgono soprattutto voi giovani. I morti per incidente stradale ogni anno sono 7.000. Vuol dire che facendo un rapido calcolo a mente ne muoiono 600 al mese, 20 al giorno. Vuol dire che in questa ora che stiamo passando assieme c'è una persona in Italia che sta morendo sulle strade italiane. E poi non ci sono solo loro, ci sono tutte quelle persone che rimangono ferite dagli incidenti, 250.000 i feriti gravi. Di questi 25.000 in maniera permanente, vuol dire che rimangono invalidi a vita. Dai numeri sembra quasi una guerra, anzi togliamoci quell'inutile quasi, sembra proprio una guerra. Ma per questo problema qua in Italia che cosa si fa? Si obbliga gli automobilisti a tenere i fari accesi anche di giorno o anche i giubbetti fluorescenti, sapete, sotto magari i sedili. Questo sì, va bene, ma occorrerebbe fare un po' di più, magari spendere per opere di prevenzione o aumentare i trasporti pubblici. Per carità, qui non si tratta di dire piove, governo ladro, sarebbe perfettamente inutile. Secondo noi occorrerebbe anche un pochino di autocritica, perché non credo che esistano le curve maledette, le strade assassine. Non ho mai visto un albero attraversare la strada. Probabilmente avremo bisogno anche noi di ridimensionare un pochino il nostro modo di comportarci e non abituarci ad avere un passo sempre oltre la linea della legalità. Un strano concetto questo qui, che vi voglio spiegare con un paio di esempi. Avete presente quell'abitudine di fare i fari alle macchine che sopraggiungono per avvertire che più avanti c'è una pattuglia dei carabinieri o della polizia? Si fa anche qua? Sì. Cosa si fa? Sono in macchina, incrocio la pattuglia e a tutte le macchine che sopraggiungono faccio un colpetto di fari come a dire ferma, rallenta, cioè la polizia potrebbe farti una multa. Ecco, in questo atteggiamento mi sembra di vederci un po' di mafiosa connivenza, un po' di complicità, un po' come fare il palo ad un ladro mentre sta rubando. Per carità, lo faccio anch'io, lo faccio però ogni volta che vedo una macchina che corre velocemente, anche se non c'è la polizia, anche se non c'è. Perché immaginiamo che più avanti ci sia una curva pericolosa. O un gruppetto di bambini che stanno giocando con la palla e l'auto sta correndo troppo velocemente. Immaginiamo che prima della curva l'asfalto si avvicini. Oppure che la palla improvvisamente vada in mezzo alla strada e un bambino cerchi di recuperarla e l'auto sta correndo troppo velocemente. Ebbene, io se nell'incrociarlo mi faccio un colpetto di fari e quest'auto rallenta, io sono contento. Quest'anno, per ricordare le vittime, per sensibilizzare la cittadinanza, si terrà domenica 13 novembre una messa per le vittime della strada, proprio nella Basilica di San Luigi Gonzaga, patrono mondiale della gioventù. La mattinata allora inizia verso le ore 9, dove porteranno nella piazza della Basilica San Luigi i veicoli incidentati per dar maggior risalto e far vedere appunto ai diversi spettatori quello che succede andando non correttamente sulle strade. Domenica 13 non sarebbe la giornata mondiale delle vittime della strada, però non la ricorriamo. E siccome che la Basilica San Luigi è la sede mondiale delle vittime della strada, ricorderemo queste vittime. Personalmente per l'associazione vado a sensibilizzare gli studenti nelle scuole d'Italia gratuitamente
per la sicurezza stradale, cioè praticamente parlo di guida in stato d'ebbrezza, guida sotto l'effetto di droghe e guida rispettando il codice della strada. E quanto è difficile questo? È molto difficile, però io vedo che i ragazzi stanno molto attenti e fanno anche molte domande perché non conoscono moltissime cose del codice della strada e non conoscono nemmeno quello che succede dopo nelle famiglie.